Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buon pomeriggio dalla redazione, quinto appuntamento del giorno. La lotta ISIS in apertura, novità dalla Turchia. Il governo di Ankara ha permesso ai combattenti curdi della regione autonoma del Kurdistan iraniano di transitare nel territorio turco per recarsi a Kobane, la città curdo-siriana assediata dall'ISIS. L'annuncio è arrivato dal ministro degli esteri turco, Cavusoglu. Intanto nella provincia turca di Sanliurfa, vicino al confine siriano, una giornalista libanese con la cittadinanza americana è rimasta uccisa in un incidente d'auto. L'iraniana Press TV, presso cui Serena Shim lavorava, definisce l'incidente sospetto. Riguarda il Libano anche una nota dall'intelligence britannica che avverte che l'ISIS sta preparando un attacco alle postazioni dell'ONU nel nord del paese medio orientale. Avvertita l'intelligence libanese, secondo gli 007, l'attacco verrà lanciato nel distretto settentrionale di Akkar. Le forze armate si sono attivate per prendere le contromisure. In Iraq invece questo pomeriggio due autobombe nella città di Karbala hanno provocato la morte di 18 persone e numerosi feriti. Papa Francesco invece ha denunciato: il terrorismo in Siria ed in Iraq ha toccato dimensioni prima inimmaginabili. I cristiani sono perseguitati, hanno dovuto lasciare le loro case in maniera brutale, purtroppo nell'indifferenza di tanti. Papa Francesco, durante il concistoro dedicato al Medio Oriente con i cardinali e patriarchi, ha chiesto alla comunità internazionale un'adeguata risposta. Non possiamo rassegnarci a pensare al Medio Oriente senza i cristiani. Da 2000 anni vi confessano il nome di Gesù, ha detto il pontefice. Ma cambiamo argomento. L'onda lunga degli incidenti avvenuti allo stadio di Belgrado durante la partita di calcio Serbia-Albania valida per le qualificazioni ad Euro 2016. Gli incidenti hanno pesantemente compromesso la visita del premier albanese Edi Rama, programmata per fine mese nella capitale serba. Una visita considerata storica, ma che poteva rappresentare un evento scomodo per alcuni ambienti. L'obiettivo sembra essere quello di lasciare isolata la Serbia, mentre il Kosovo sembra essere alla fine la vittima principale delle tensioni. La Serbia si aspettava una dura condanna da parte dell'Albania per i gravi atti accaduti, ma la condanna è stata solo di facciata. Emergenza Ebola. La dottoressa norvegese che aveva contratto il virus durante una missione in Sierra Leone è guarita, lo ha annunciato Medici Senza Frontiere. Siamo felici che la nostra collega è guarita, ha detto il portavoce della sezione norvegese di Medici Senza Frontiere. La donna ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Oslo. Questa era l'ultima notizia, per il momento è tutto. Appuntamento alle 19:30 circa per l'ultimo aggiornamento di oggi. Buona serata.